Bisogna ristabilire l'amicizia fra la Chiesa e gli artisti. Oh, non è che sia stata mai rotta, per verità, e lo prova questa stessa manifestazione. Ricordo che dava un senso di grande serietà. Era quel Papa che tutti dicevano: questo ci crede. Non crede, perché chi era il Paolo se non crede il Papa? Però ci crede alla sua missione. Era forse meno pastoralità di Giovanni XXIII, forse più politico probabilmente, politico della Chiesa ovviamente. E quindi credo che il popolo l'abbia molto stimato. Rifacciamo la pace? Quest'oggi qui vogliamo ritornare amici, il Papa diventa ancora l'amico degli artisti? Il teatro ha anche quel côté trasgressivo, ma ciò non significa che non debba essere vicino anche alle istanze della religione, del trascendente, anzi, tutt'altro. Noi abbiamo bisogno di voi. Il nostro ministero è quello di rendere accessibile il mondo dello spirito. E in questa operazione di travasare il mondo invisibile in formule accessibili, voi siete maestri. I grandi autori parlano tutti alla coscienza, solo che non danno, il teatro non dà risposte, fa domande. A differenza magari della Chiesa che dà risposte, ma c'è un dogma. Quello che accomuna però le due cose, a mio avviso, è quello che sta mancando nel teatro e un pochino anche purtroppo per la Chiesa, è la ritualità, diciamo, che nel caso laica del teatro, che serva da collante nell'ambito della società, del sociale. Io ritengo che il teatro in questo momento potrebbe e dovrebbe poter avere questa funzione di amalgama, di religio. Vi abbiamo fatto tribolare perché vi avevo imposto come canone primo l'imitazione. Per voi creatori, per voi vivaci, per voi zampillanti di mille idee, di mille novità, noi dobbiamo ritornare alle acque.